Questa sera ci troviamo al campo in erba sintetica di Villa delle Rose per conoscere meglio una delle formazioni emergenti di quest'annata, e dico emergente perché, pur essendo una società che già militava in un campionato dilettantistico l'anno scorso, quest'anno affronta per la prima volta il torneo di prima categoria. Si tratta dell'Athletic Lanciano, ex Lanciano FC della scorsa stagione, che militava in terza categoria, avendo acquisito il titolo sportivo del Guastameroli quest'anno. Presidente Gabriele Paolucci, avete la possibilità di cimentarvi con realtà anche di grossi centri, mi viene in mente Vasto, anche i vostri cugini, i super favoriti del Lanciano 1920. Come ci si sente ad essere i fratelli minori, tra virgolette, dei vostri cugini? Ma sinceramente non è che cambia più di tanto, ecco, sono due realtà efficienti, locali, ci fa piacere, in realtà però siamo due squadre magari costruite in maniera diversa, ecco. Però ben venga queste realtà locali che rappresentano questa città. Voi, contrariamente all'altra squadra, siete stati dirottati sul terreno di Villa delle Rose, quindi non avete la platea più sfavillante, diciamo così, non avete le luci dei riflettori dello stadio Guido Biondi, però vi state comunque arrangiando ugualmente. Sì, comunque questo è un ottimo campo, i ragazzi si divertono, il campo in erba. E, peccato che siamo stati, ecco, un mese senza strutture e quindi penalizzati per questo inizio campionato, perché solo la settimana scorsa è tornato agibile questo campo e quindi abbiamo una mancanza proprio di allenamento e di continuità, soprattutto per la squadra e i giocatori. Però pare che ora si sia abbastanza ristabilito il tutto e va bene così. In effetti questo ritardo di preparazione si è fatto sentire soprattutto nelle prime gare stagionali. Fortunatamente, lo dicevamo prima, microfoni spenti, tra virgolette, domenica scorsa avete affrontato il Treville, che, diciamo, a livello di preparazione è simile a voi. Sì, probabilmente sì, ma questa non deve essere una giustificazione assolutissimamente. I ragazzi stanno cercando di recuperare, lavorano bene tutti i giorni, quindi con i dirigenti, il mister, c'è un'ottima caratura tecnica, per cui ci sono buone premesse per l'annata. Una società che punta al settore giovanile e ad un futuro roseo, anche per essere il punto di riferimento del calcio a Lanciano. Sì, è quello che stiamo cercando di costruire, qualcosa che manca, qualcosa di fede rossonera, è qualcosa che rappresenti questi colori, e tutti si stanno impegnando al massimo proprio per mandare avanti questi colori, questa città, questo paese, e soprattutto per il bacino di utenza e questi giocatori, alla fine, che racchiudono un po' il comprensorio di Lanciano e che sostanzialmente vogliono giocare, divertirsi e passare un po' di tempo, ecco, con questo gioco. Quindi voi non vi sentite assolutamente in contrapposizione con l'altra squadra? No, assolutissimamente no, magari queste sono voci di corridoio, ma noi siamo contenti che ci sono anche altre realtà, ripeto, ben vengano, siamo due realtà completamente diverse. Adesso la sosta vi consentirà di prepararvi al meglio, la sosta riferita soltanto a voi, perché nel vostro girone settimanalmente riposa una squadra, e dicevamo, per fortuna domenica tocca a voi e quindi avrete la possibilità di prepararvi ulteriormente. Sì, diciamo, è arrivato al punto giusto proprio per riuscire a preparare magari al meglio queste due settimane, recuperare un po' di lavoro perso causa campo, ecco, il mancato, e va bene così, ecco. Paolo Paolucci è il direttore sportivo dell'Athletic Lanciano, colui che praticamente si è dato molto da fare per l'allestimento di questa squadra. È una squadra realizzata anche in collaborazione con il mister Matteo Pasquini, che ha avuto alle sue dipendenze molti di questi calciatori, tra l'altro nell'ex Guastameroli, la squadra dalla quale poi voi avete preso il titolo sportivo. Sì, abbiamo allestito un organico che partisse da una caratteristica principale. Abbiamo recuperato tutti i ragazzi della città, quindi erano tutti ragazzi di Lanciano che avevano già affrontato da qualche anno questa categoria e l'avevano fatto in modo qualitativo, e quindi li abbiamo scelti soprattutto per questo motivo.
Alcuni di questi ragazzi erano con Mr. Pasquini a Guastameroli, quindi noi li abbiamo riportati a casa. E il lavoro è stato fatto insieme, abbiamo, penso, allestito un ottimo organico rispetto ai tempi e le possibilità che avevamo per questa stagione, e penso che saremo una formazione che si distinguerà per la qualità del gioco, che è la caratteristica che abbiamo provato a mettere anche l'anno scorso in terza categoria. Quest'anno proveremo a fare lo stesso in questa categoria nuova e più alta. E avete iniziato anche con il settore giovanile, quest'anno avrete la juniores e poi via via penso vi costruirete i vostri ragazzi da soli. Sì, anche lì siamo voluti andare a colmare innanzitutto il vuoto che si è creato con la mancanza della spalla, a lanciare una società storica di settore giovanile, e non ci soddisfava invece il lavoro che veniva fatto nelle altre società perché mancava la juniores, quindi siamo ripartiti proprio da una squadra juniores. Anche qui abbiamo cercato di fare come prima stagione un lavoro di recupero rispetto a tanti ragazzi che erano rimasti senza squadra, ma che avevano già effettuato percorsi di settore giovanile. Ci siamo affidati a Mr. Masciangelo, che è una persona che conosce bene il settore giovanile e che ha l'esperienza giusta per far crescere questi ragazzi e poi indirizzarli verso un percorso di prima squadra.